La città di Torino è una città che non solo a livello nazionale ma a livello internazionale ha una presenza molto importante, sia come scuole, sia come università, sia come centri di formazione. Indubbiamente in questa città c'è molto che è stato fatto per formare, e la nostra convinzione come fondazione è che non c'è in fondo niente di più concreto che non quello di stimolare la formazione, perché più persone saranno formate e preparate, più le probabilità di avere un futuro migliore esisterà. Il comune può compiere questo obiettivo alzando l'offerta del suo servizio, sia estendendo la rete di asili nido e scuole materne comunali, sia facendo un grande investimento su asili nido e scuole materne aziendali, così come penso, e anche qui parto dalla positiva esperienza torinese, che dobbiamo far, come dire, incentivare, sostenere e accompagnare anche la diffusione di nidi privati, in particolare quelli che sono organizzati da istituzioni di carattere religioso-confessionale. Il mio amico ha un bambino di 7 anni che ha come suo compagno di banco, amico del cuore, un bambino peruviano, di genitori peruviani, nato in Italia, che si chiama Manuel. Dopodiché va a casa e racconta tutti i giorni: con Manuel abbiamo giocato qui, là, su, giù. Un certo giorno il padre va a prendere questo bambino a scuola, un bambino italiano, e gli dice: chi è Manuel? Guarda un po' in giro, il bambino fa: quello lì del golf rosso. Non ha detto quello della pelle più scura. Per il bambino Manuel è come lui, la società monogenica nasce lì, e noi dobbiamo fare di tutto. C'è una grande responsabilità degli adulti per non spiegargli che invece Manuel è quello della pelle scura, e qualcuno invece in Italia c'è che fa così. Le cose a cui teniamo molto e che ritenevo di dover dire, perché le considero due priorità, sono l'investimento sull'infanzia, per le ragioni che ho detto e che non ripeto, e questo salto di qualità nel rapporto tra Torino e l'università, e nel fare di Torino una grande città universitaria. Io penso che queste siano le due scommesse fondamentali sul fronte, diciamo, della formazione e dell'istruzione della conoscenza.